sono i cittadini, perché lì è un voto, no? È il voto dei cittadini che premia le forze populiste, cosa che succede in parte anche da noi, no? Certe cose populiste. Cioè questa battaglia è una battaglia per l'accoglienza, dico, è una battaglia che rischia quasi di essere incompresa rispetto agli stessi cittadini. È una battaglia quasi disperata. Io rispetto nel mio come negli altri paesi qualunque posizione. Naturalmente occorre evitare e semplificare. Queste posizioni non sono maggioritarie, non lo sono state neppure in Germania. Quindi occorre tenere conto di questi orientamenti, ma senza semplificare e cadere nell'errore di ritenere che queste posizioni di rifiuto interpretino l'Europa perché non sono maggioritarie. Mi pare che maggioritarie siano altre posizioni, nel rispetto di tutte. Ma io non tendo a fare richiami a nessuno. Occorre che l'Europa si renda conto di non essere il centro del mondo. Il centro del mondo non c'è più. Quel che avviene nel mondo vale per tutti, al di là delle illusioni di potersi chiudere nelle proprie frontiere. Oggi ho visto, parlando con i responsabili dell'Etiopia, che questo paese che è in grave difficoltà perché il Niño ha creato siccità e scarso raccolto, ospita in campi profughi 800.000 persone. Noi stiamo aiutando questo, così come lo fa l'Unione Europea, come lo fa l'ONU con le sue agenzie, questo sforzo di questo paese come di altri paesi che si rendono conto che questo fenomeno migratorio non è transitorio e va comunque affrontato con intelligenza. C'è una considerazione di fondo da fare. Nessuno lascia la propria terra se può vivervi in pace e in maniera accettabile. Se la lascia vuol dire che non ha queste condizioni. E allora se si vuole che non vi siano flussi migratori sempre più imponenti, occorre aiutare i paesi da cui nascono i flussi, perché non vi siano più né guerre, né persecuzioni, né condizioni economicamente inaccettabili. Se non si comprende questo, non si comprende che il fenomeno migratorio sarà sempre più imponente. Grazie.